Ben ritrovati con Campania 4.0, il nostro approfondimento settimanale dedicato alle eccellenze del territorio campano. In questa puntata andiamo insieme in viaggio al Mercato San Paolo di Fuorigrotta a Napoli alla scoperta di sapori e tradizioni del nostro territorio. Con noi il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda. Without remorse, without heart, in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one, you was being bad. Parliamo di tradizioni con il direttore della Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda. Direttore, non c'è una festa, soprattutto in Campania, che non sia legata ad una tradizione culinaria. Beh, io credo che con i dolci pasquali e in Campania anche quelli natalizi sono le tradizioni più belle che ci riportiamo. Pertanto il momento di festa è soprattutto per quella grande tradizione che la cultura contadina ci ha regalato e ci continua a regalare ogni volta che c'è una festa così importante come la Santa Pasqua. Una tradizione che rivive al Mercato San Paolo di Fuorigrotta, dove è possibile trovare i prodotti a chilometro zero, dove ovviamente si rispettano quelli che sono i prodotti di stagione. Beh, io credo proprio per rivitalizzare queste tradizioni si debba venire qui, non solo per assaggiare da parte dei nostri agricoltori i dolci, ma soprattutto quelle che sono le materie che compongono questi dolci, partendo dai canditi per poter arrivare a tutte le leccornie che servono, che determinano questi dolci, la possibilità di avere delle esclusive tutte campane. Un impegno importante degli agricoltori in un periodo altrettanto importante e difficile, c'è l'aumento dei costi delle materie prime, ci sono una serie di difficoltà che ancora una volta gli agricoltori stanno affrontando. Grazie a Dio, forse proprio perché ci siamo noi e anche questo mercato ci dà ancora garanzia che riusciamo ancora a mantenere i prezzi, non dico dell'anno scorso, ma con pochi centesimi in più, proprio per dare ancora la possibilità all'opinione pubblica, al cittadino, al consumatore, soprattutto alla casalinga, di poter risparmiare su quello che è l'eccellenza senz'altro, ma soprattutto per poterci raccontare una tradizione che la si può fare soltanto con i nostri prodotti. Ed il mercato offre un percorso alla scoperta dei sapori, ma anche alla scoperta delle tradizioni delle province campane. Sì, vabbè, d'altra parte il senso di questo nostro mercato non è una vendita soltanto di prodotto, ma soprattutto il racconto che è la storia che c'è dietro ogni allevatore, ogni produttore che c'è qui lo stand, ma che proviene dalle 5 province della Campania. E le tradizioni pertanto si rinascono sui racconti che loro riescono a fare nel momento in cui c'è questa vendita, c'è questo passaggio di consegna dal produttore al consumatore. Qual è il messaggio che arriva in occasioni come la Pasqua? Siamo partiti dal fatto che ogni festa è legata sempre ad una tradizione importante in cucina. Beh, noi per eccellenza, voglio ricordare a me stesso, la famosa minestra maritata, che senza la grande tradizione agricola questa minestra non si sarebbe potuta mai fare, che soprattutto poi raccoglie quelli che erano gli scarti dei maiali, delle lavorazioni dei maiali che abbiamo fatto durante l'inverno. E pertanto nella minestra maritata di Pasqua, che noi come tradizione mangiamo, ce le ritroviamo tutte, soprattutto quella grande civiltà contadina. C'è un ultimissimo aspetto che vorrei sottolineare con lei, perché al Mercato San Paolo mare e terra si incontrano, perché sì, la minestra maritata, ma anche la zuppa di pesce, la famosa zuppa di pesce che a Pasqua il giovedì non può mancare in genere, poi mi dica lei. No, è questo il Mercato San Paolo, che ti dà quella possibilità di raccogliere quei prodotti che ti consentono o di scegliere terra o di scegliere prodotti del mare, ma che li puoi ritrovare qui. Prima di tutto ai prezzi giusti, ma soprattutto alla qualità giusta. Cibo e tradizione, un connubio indissolubile. Beh, certo, conoscere la storia di un piatto e il valore in più che quel piatto ti dà, insomma, al di là della bellezza di chi lo prepara. Però voglio dire, come noi lo definiamo, non materia prima, ma prodotto agricolo, sicuramente ne salta tutte le
le migliori condizioni. Ed allora scopriamo insieme quali sono i prodotti tipici delle 5 province rappresentate al mercato di Fuorigrotta. Tradizioni culinarie, ne sono tantissime in Campania. Cosa stai proponendo al mercato San Paolo? Noi stiamo proponendo la ricotta salata di bufala, che di tradizione a Napoli è ricotta salata che si mangia proprio a Pasqua. Che è questa qui, esistono vari tipi di ricotta di bufala, c'è chi la prende più secca, chi più morbida, chi più fresca. Ci sono anche diversi tipi di ricotta che è possibile trovare, certo. Cambiano a seconda anche della stagionatura, spiegaci tu. Sì, la ricotta di bufala appunto è a gusto, ci sono alcune persone a cui piace un po' più dura, cioè un po' più stagionata, chi più fresca, cioè al cucchiaino, e infatti qui ci sono. Questa qua è quella un po' più dura, poi c'è la fresca. Ed ovviamente non potevano mancare in occasione delle festività pasquali non solo i dolci tipici della tradizione, ma anche i rustici e tantissimi prodotti, ma anche tante rivisitazioni proposte da Maria Teresa. Sì, salve, ciao Imma. Sì, abbiamo il casatiello come la pastiera, e sia di grano che di riso. Copriamo allora, se possiamo, i tanti prodotti che abbiamo qui in esposizione e che tu stai preparando costantemente in occasione di queste festività, perché la tradizione vuole anche che si riviva già da prima, no? Certo, sì. Infatti, come ti posso spiegare, iniziamo dal casatiello, che a differenza di quello napoletano c'è l'olio extravergine invece della sugna. Poi all'interno c'è sempre salumi, formaggi e uova. Poi passiamo a questa, che è la classica pizza piena, fatta con la salsiccia, la soppressata, le uova, il primo sale. Solitamente si fa nelle case sia beneventane che qui a Napoli. Poi passiamo sotto, mentre c'è la pastiera di grano, che viene fatto... Sì, questa è la pastiera di grano, che viene fatta con grano bollito all'interno del latte. Aggiungiamo la ricotta, un po' di crema, buccia d'arancia, e lo strega. Oltre a questo abbiamo anche questa, che è una pastiera fatta di riso e ha lo stesso procedimento, che invece del grano viene bollito il riso all'interno del latte. Come ho anticipato, tu proponi anche tante rivisitazioni, tante novità, perché sei una giovanissima imprenditrice che però ha deciso di tutelare assolutamente queste tradizioni. Qual è il riscontro che stai avendo? La curiosità anche di chi visita il mercato. Cosa colpisce di più? Il fatto dello strega tipo colpisce nell'assaporare, nell'assaggiare, e quindi piace. I prodotti invece più richiesti proprio in occasione della Pasqua? È il casatiello. Casatiello come la colomba. Noi abbiamo la colomba fatta con la mela annurca di Sant'Agata, quindi all'interno di questa colomba ci sono i cubetti di mela annurca caramellata. Allora, visto che parliamo di casatiello, ovviamente il casatiello a Pasqua non può mancare, io sono curiosa, se prendi uno dei tanti prodotti che lo apriamo e ci spieghi anche un po' i tuoi segreti, perché sono certa che come in tutto quello che prepari c'è sempre tanto di tuo, ma anche tanto racconto, perché dicevi siamo sanniti, allora io nella colomba pasquale metto la mela annurca di Sant'Agata. Certo, come i grani, sono comunque dei grani selezionati e sono fatti questi tipo con la risciola, sono grani che produciamo noi e facciamo mulire un mulino a pietra, e la lievitazione è una lievitazione di 24 ore se non di 36, perché sono comunque fatti a lievito madre. Ecco qua. Come ho anticipato prima per la colomba, anche questo è un casatiello fatto con grani antichi di nostra produzione, mulita a pietra e a lievito madre. In realtà tutti i nostri prodotti sono fatti da farine selezionate, coltivate da noi, mulite a pietra e fatti a lievito madre. Una curiosità al mercato San Paolo, non solo cibo e prodotti a chilometro zero, ma anche una cosmetica che ovviamente deriva da prodotti naturali. Esatto, infatti la bava di lumaca presente nei nostri prodotti proviene dalla bava che estraiamo dalle nostre lumache.
Infatti, come potete vedere, noi abbiamo un allevamento, no? Le lumache mangiano soltanto i vegetali che noi coltiviamo. Abbiamo solamente due prodotti, però abbiamo puntato a una alta qualità. Nella tradizione pasquale, noi sappiamo tra l'altro che il giovedì santo la lumaca è anche un alimento della tradizione, perché viene mangiata con la zuppa di cozze di solito e viene aggiunta la lumaca. Con Francesco scopriamo i segreti della tradizionale zuppa di pesce, anche se anche in questo caso troviamo delle rivisitazioni. Sì, effettivamente la zuppa di pesce che troviamo nel giovedì santo di Pasqua oggi è molto rivisitato. Invece nei tempi, diciamo, antichi la zuppa era ben diversa. Pensate che si usavano le lumache, quello là di terra, non le lumache di mare. Il classico polipo che veniva cotto, bollito, le cozze venivano sempre, diciamo, bollite con un po' di aglio e un po' di olio. Dopodiché si adagiavano in un piatto grande dove mettevano sotto le freselle, poi gli facevano in casa questo olio rosso, gli mettevano un po' di concentrato giusto di pomodoro, adagiavano il polipo sopra, gli mettevano le cozze. Oggi invece chi mette il gambero rosso, chi mette lo scampo, ci sa chi che mette i maruzzielli, ognuno fa un po' come vuole. Voi siete un'azienda agricola, siete dei pescatori che ogni giorno, quotidianamente, portate il prodotto fresco, prodotto ittico fresco al mercato. Quali sono i prodotti più richiesti? I merluzzi, le sogliole, le alici sono molto richieste. Poi c'è il pesce bianco, trasaraghi, orate, spigole, mormore sono molto richieste. Quanto è importante in questo periodo così difficile, anche per l'aumento dei costi, i pescatori hanno scioperato, quanto è importante in questo periodo così complicato anche per voi riuscire ad avere un rapporto diretto con i consumatori? Noi facciamo un sacrificio enorme, purtroppo dobbiamo andare avanti fin quando possiamo. Alessandro, come sempre al mercato San Paolo, ma con proiettati alla Pasqua, la Pasquetta, una grigliata che non può mancare. Da dove vieni? Di dov'è la tua azienda? La mia azienda viene da Pertosa, noi siamo un'azienda nucleo familiare e facciamo tutto noi, fin dai terreni fino al piatto, diciamo. Come sono cambiate secondo te le tradizioni o la Pasqua conserva quelle che sono le tradizioni di sempre? No, io credo che conservi comunque quello che sono le tradizioni di sempre, magari modellandolo un po', ma comunque è quella la tradizione, diciamo. Una Pasqua che arriva poi dopo due anni di pandemia, con la fine dello stato d'emergenza, sta riscontrando un maggiore entusiasmo, voglia di organizzarsi nuovamente per il picnic. Sicuramente, che dopo due anni che siamo fermi un po' tutti, chiaramente c'è molta più voglia di farlo. E con Domenico Pianese, giovanissimo agricoltore della provincia di Caserta, scopriamo anche quali sono i prodotti di stagione, i prodotti che proprio in questo periodo non possono mancare. A tavola, naturalmente. Naturalmente a tavola non può mancare la fava, che viene mangiata classicamente con una bella pancetta, no? Fava e pancetta. Oppure qualcuno che dice la tradizione a Pasquetta si porta la fava per mangiarla insieme a tortano. Naturalmente a Pasqua non può mancare a tavola, se me lo consenti, ma anche la nostra birra, no? Naturalmente, diciamo, tutti i prodotti della nostra terra, Alto Casertano, terra di lavoro, scarola, verza. Poi abbiamo anche dei trasformati che arrivano direttamente dalla tua azienda agricola. Sì, abbiamo dei trasformati, pomodori, succhi, che nel periodo subito successivo all'estate le nostre nonne le conservavano per farci mangiare la frutta anche il periodo invernale. È una ricetta della tradizione che non deve mancare mai, perché poi in ogni periodo dell'anno non c'è una festa che non abbia delle tradizioni culinarie da rispettare. Ma io ti faccio un'ulteriore domanda, perché tutto questo viene dopo due anni difficili, in pandemia si prova a ripartire, finito lo stato d'emergenza. Il rapporto diretto con i consumatori, che fortunatamente non è mai venuto meno, tranne in alcuni periodi. È vero Imma, quello che dici, e posso dire che nel periodo della pandemia fortunatamente le persone hanno riscoperto le antiche tradizioni, tra virgolette, cioè il gusto di fare il pane, fare la pasta, tutto quello che su una tavola di un buon gustaio, di un campano, non deve mancare.
E parlando di tradizioni, non può mancare ovviamente il carciofo. In questo caso parliamo del carciofo IGP di Pestum. Sì. Allora, noi come consorzio stiamo riportando di nuovo alla conoscenza di tutti quanti il carciofo di Pestum. Questo carciofo di Pestum è particolare, è un, diciamo così, un prodotto completo. Noi come Terra Orti stiamo cercando di riportare di nuovo il carciofo alle vecchie origini, perché la piana del Sele prima era quasi sempre tutta al carciofo, adesso un po' di meno, però con l'aiuto di questi marchi che noi stiamo portando di nuovo in giro in tutto il mondo, stiamo cercando di farlo conoscere. Questo carciofo della nostra tradizione, diciamo così, che è il carciofo arrostito, è il top. Noi lo mangiamo tutti quanti in questo modo, ma lo possiamo avere anche in altri formati. Infatti qui all'agrimercato abbiamo sperimentato di portare già i cibi già cotti e stanno avendo un grande successo, come carciofi e patate o il carciofo arrostito, o come quello del Venerdì Santo, quando noi prendiamo il carciofo e lo mangiamo bollito con l'olio d'oliva extravergine dei nostri campi. Quindi è un alimento completo. Un impegno non solo a far conoscere dei prodotti tipici del territorio, ma anche a proporre le varie ricette che è possibile realizzare con lo stesso prodotto. Assolutamente sì, anche perché in questo momento il carciofo è tenerissimo e possiamo dire che noi possiamo usare tutta la parte del carciofo. Infatti alcune signore si divertono e ci danno anche delle ricette. Le foglie le vengono usate, fatte macerare un'intera nottata e la mattina dopo la usano come tisana. La parte di questo gambo qui viene pulita all'esterno, quindi vedi, questa parte qui viene tolta e rimane la parte dentro e fanno la parmigiana. In più il carciofo sia lo possiamo fare scaldato, sia a fettine o anche arrostito. Veramente c'è per tutti i gusti. Imbottito lo possiamo fare come meglio ci aggrada, come il nostro gusto vuole. E di prodotti tipici e tradizioni parliamo con Manuel Lombardi, presidente di Terra Nostra Campania, l'associazione che riunisce gli agriturismi di Campagna Amica. Presidente, agriturismi pronti a ripartire ancora una volta? Prontissimi, anzi, dopo periodi lockdown di vita sospesa, l'abbiamo così definita, questa volta finalmente la Pasqua, il ponte, lo facciamo dopo 2 anni di pausa, e questo in prossimità di una stagione che ci vede protagonisti, perché già da un mese che i nostri agriturismi di Campagna Amica regionali in tutte le province sono sold out da parecchi giorni. La scelta, chi ha seminato bene anche in questo periodo, viene premiata con l'autenticità, la verità delle nostre realtà. Come diceva, tanti periodi di stop in questi 2 anni di pandemia, ma anche tanti i sold out, ed anche per le prossime festività si prevedono ancora sold out, quindi? Sì, il ponte del 24, del 25, ma in prossimità abbiamo anche maggio. Le scelte sono condizionate, ma soprattutto aiutate dall'esperienza che non è solo quella culinaria, ma quella a 360 gradi di respirare aria buona, di essere accolti dalla gentilezza dei nostri operatori e accolti come si sentissero soprattutto a casa, in famiglia. E questo è uno dei valori aggiunti che si sono ancora più sviluppati in questo periodo, perché nel frattempo non siamo stati fermi, abbiamo fatto corsi di formazione, ci siamo arricchiti di altre tecniche anche di lavoro in cucina, ma nell'accoglienza, perché credo che uno degli strumenti più importanti sia della formazione nell'ospitalità. E allora io ho una curiosità proprio sulle tradizioni, parliamo di piatti tipici, tradizioni a tavola, e ho qualche curiosità come rappresentante nazionale dei formaggi, in particolare del conciato romano. Quali sono i prodotti preferiti, più richiesti, le curiosità che possiamo raccontare a chi ci sta seguendo? C'è un'attenzione particolare, lo dico con orgoglio da campano, su quella che è l'archeogastronomia e l'archeocasearia delle nostre tradizioni. C'è una riscoperta di ciò che una volta eventualmente veniva anche snobbato. Invece gli antichi ci hanno insegnato a recuperare, a conservare, e questo ce ne stiamo rendendo conto tutti noi cittadini oggi. Il pane prima, una volta a settimana, poteva durare,
E poi ultimamente invece ogni giorno andiamo a comprare il pane, stiamo imparando a conservarlo, a farlo durare di più, come anche eventualmente dei formaggi dimenticati, recuperati e conditi. Questo è un aspetto importante del riciclo, dell'antispreco, ma soprattutto di non buttare ciò che poi abbiamo di risorsa a casa. È la cucina del recupero, la cucina della tradizione e della verità nei sapori, è qualcosa che i nostri, e sono tanti, clienti in tutta la Campania hanno riscoperto soprattutto nei nostri agriturismi. Un aspetto importante, il turismo local ha vinto in Campania, non potendo uscire in questi due anni hanno riscoperto che accanto avevano degli agriturismi, delle aziende agricole che producevano, producono, ma soprattutto raccontano tradizioni epocali che abbiamo in Campania. Occasione anche per gli stessi campani di riscoprire un po' il proprio territorio. Non solo, ognuno vuole portarsi un agri souvenir a casa. E la cosa bella è che ci cercano non solo per ovviamente passare le feste pasquali, ma vogliono portarsi a casa un prodotto da regalare poi all'amico, a qualcuno che sta eventualmente un parente lontano che in questi anni ha avuto difficoltà a ritornare dai propri parenti. La spedizione, l'e-commerce, i mercati di Campagna Amica, questa grande rete che si è formata tra i nostri agriturismi e il mercato, in questo caso a Curiglutta, ebbene ha ravvicinato il consumatore con la vendita diretta. Compra, assaggia, ma poi fine settimana sceglie i nostri agriturismi per vivere un'esperienza soprattutto con la famiglia. C'è un ritorno ai valori della famiglia e questo per me da presidente è un orgoglio, perché i valori della famiglia sono diventati finalmente al centro, li abbiamo recuperati. E tutto questo ci consente di parlare di turismo esperienziale. Sì, perfetto, che non inizia soltanto un cancello che si apre e col sorriso si accoglie. A tavola c'è un percorso, c'è un'esperienza, ci sono prodotti tipici, identitari, non che hanno migliaia di chilometri, ma addirittura sono anche a tempo zero, a metri zero, perché vengono raccolti in quello stesso momento. Ma poi noi portiamo, e questo è un concetto che abbiamo imparato un po' tutti noi in Campania, a non fermarci nelle nostre piccole realtà. Ci piace con orgoglio anche far visitare al nostro cliente ormai amico anche ciò che c'è intorno all'agriturismo, al borgo, alla realtà eventualmente storica da visitare, ma anche il caseificio, la cantina o altri ristoranti che hanno fatto la rete con noi, gli stessi ristoranti che poi comprano da noi. E questa è l'economia circolare che finalmente sta avvenendo nelle nostre realtà. Ed allora grazie al presidente di Terra Nostra Campania, Manuel Lombardi, per essere stato con noi. A voi tutti grazie per averci seguito. L'appuntamento con Campania 4.0 torna la prossima settimana sul canale 696.